Alleluia. È stato con noi oggi fratello Antonio Morra, già stamattina ha condiviso un importante insegnamento per i giovani, come gestire le pulsioni giovanili per poter fare spazio nel devozionale per il Signore e farlo entrare nella nostra vita veramente delle caratteristiche di servizio, di ordine. Antonio è stato tante volte nei nostri campi estivi, lui è responsabile dei giovani della chiesa di Giuliano e ha perfezionato il suo ministero attraverso una grande opportunità, quello di essere a Pensacola in un grande risveglio dove ho avuto l'opportunità di essere anch'io. Lì ha fatto i suoi studi nella scuola Fire del dottor Mike Brown, che molti di voi conoscete, e oggi serve il Signore visitando campi estivi e anche tante chiese nel ministero per i giovani. Voglio chiamarlo a venire avanti e condividere quanto Dio ha messo nel suo cuore. Grazie. Come state? Freschi sicuramente. Pensate a luglio e quello che abbiamo passato, godetevi questo fresco. È sempre un piacere, un onore essere qui. E ogni volta che ricevo l'invito è sempre una grande responsabilità, perché su questo palco hanno predicato i miei padri spirituali, quindi mi sento sempre molto piccolo. Ma ho qualcosa da parte del Signore. Questo è il mio primo, anche se siamo vicini, siamo a un'oretta e mezza da qui, ma è il mio primo viaggio ministeriale dopo un momento molto difficile della mia vita, dove ho rischiato la mia vita. Ho avuto una perforazione allo stomaco, ero a Palermo tra l'altro per servire il Signore. Stavo in hotel preparandomi per andare nella chiesa del pastore Lirio Borrello e ministrare ai giovani. Ero lì tranquillo alle 3 del pomeriggio, un dolore lancinante allo stomaco, corriamo in ospedale, operazione d'urgenza. Sono rimasto a Palermo 18 giorni in ospedale. È stato un momento non facile, non parleremo di questo. Pensavo che le cose non si risolvevano facilmente, ma grazie a Dio dopo 2 mesi già mi sento molto meglio, stiamo recuperando bene. Questo è il mio primo piccolo viaggio per testare anche il corpo come risponde. Grazie a Dio tutto va bene. Dio è buono, Dio è buono. Vittorio menzionava il mio tempo alla Fire School con il dottor Mike Brown e voglio insegnarvi una cosa che lui ha insegnato a me e che ha insegnato in Italia anche tanti anni fa, ma penso che la maggior parte dei giovani non conoscono questo insegnamento e vorrei trasferirlo. È molto legato al discorso che abbiamo fatto questa mattina. So che ci sono persone anche più adulte, il messaggio è per tutti, ma mi concentrerò perché questo è il mio cuore, è il mio mandato al momento è verso la nuova generazione per lo più. Voglio insegnarvi una parola ebraica molto importante che ha cambiato completamente la mia vita. E prego, prima di andare, prego veramente, voglio prendere un momento di preghiera, perché non è un messaggio popolare questo, non è un messaggio di entusiasmo, non è un messaggio dove vi farà applaudire le mani verso di me o verso quello che sto dicendo, ma un messaggio molto duro in un certo senso, ma molto necessario nei tempi in cui stiamo vivendo. Quindi voglio pregare un attimo che Signore vuoi aprire la nostra mente e i nostri cuori, Signore, per ricevere la Tua parola, Signore, così com'è. Abbatti ogni barriera, Signore, ogni ostacolo, Signore. Ti voglio pregare in modo particolare che il Tuo timore sia in questo luogo, in questo momento, Signore. Che ognuno di noi possa tremare alla Tua parola, Signore, e riceverla, Signore, così com'è, Signore, per non peccare più, Padre, nel nome di Gesù. Amen.
questa parola è acharit, ed è una parola ebraica che vuol dire quello che viene alla fine, quello che viene dopo, la fine di certe cose. Sapete, nella lingua ebraica, e questo lo insegnava il fratello Mike Brown, che chi non conosce è un esperto di lingue semitiche, tra cui l'ebraico biblico, dice che nella lingua ebraica molte parole vengono descritte attraverso l'orientamento di una parte del corpo. Per esempio, la parola primo in ebraico può anche essere usata come la parola testa. Perché? Perché la testa è la prima cosa che tu vedi nel corpo. E anche Gesù a volte ha usato queste espressioni: il regno dei cieli è a portata di mano, no? Lui diceva. Cosa intendeva Gesù? È vicino, quindi è qualcosa che tu puoi letteralmente afferrare con la tua mano. E la parola acharit è la parola schiena, deriva dalla parola schiena, cioè quello che è dopo, quello che è dietro, che molte volte non riusciamo a vedere. Dio ha una veduta a 360 gradi, lui vede l'inizio e la fine delle cose. Lui vede, anzi, lui è fuori dal tempo, lui non ha né inizio né fine, e lui riesce a vedere i nostri inizi e le nostre fini. Noi no, noi abbiamo una visione molto limitata delle cose. Pensiamo che a cosa andiamo incontro, immaginiamo alcune scelte cosa possono portare, ma in fin dei conti non lo sappiamo veramente. In fin dei conti, solo poi vivendo potremmo scoprire il frutto di determinate azioni. La parola acharit si trova 65 volte nell'Antico Testamento e il 20% solo nel libro dei Proverbi. E il primo proverbio che voglio leggervi è il proverbio 19, se volete prendere nelle vostre Bibbie, altrimenti lo leggo io. Proverbi 19, versetto 20, e dice: ascolta il consiglio e ricevi istruzione, così sarai saggio nella tua fine ultima. In inglese sarebbe nella tua, in ebraico sarebbe nella tua acharit. Questo è tutto quello che conta veramente, quando tutto quello è detto e fatto, quando abbiamo vissuto e agito saggiamente, quale sarà la fine, dice il proverbio. Ascolta i consigli, sta dicendo lo scrittore ai Proverbi. Ricevi l'istruzione, che quello che conta è la fine delle cose. Certo, la partenza è importante, le scelte iniziali sono importanti, ma l'abbiamo detto e lo diciamo anche nei nostri proverbi umani, che la fine è più importante dell'inizio, che le ultime cose, quelle che sono il frutto delle nostre scelte, sono più importanti di come alcune cose sono partite, perché molte volte si parte in tanti ma si arriva in pochi, o si parte male ma ci si può addirizzare per strada. Quello che importa veramente è la fine delle cose. E sapete cosa ho imparato in questi anni? Sulla mia pelle e sulla pelle di tante persone che ho avuto modo di incontrare e aiutare, il nostro nemico e il peccato stesso non ti vorrà mai mostrare la acharit, la fine di alcune scelte. Tutta la sua attenzione, come abbiamo parlato stamattina della prigione della dopamina, la sua attenzione è sul qui, ora, quello che può essere il mio godimento in questo momento. Il peccato ci distoglie gli occhi da quelle che sono le conseguenze finali di determinate azioni. E a volte la mia preghiera è: Signore, prima che io possa cadere di nuovo in questo peccato, ricordami le conseguenze. Ricordami come mi sento adesso che sono di nuovo caduto. Ricordami la fine, le macerie, le sofferenze di quello che sto vivendo in questo momento. Non farmi dimenticare tutto questo. Numeri 32, 23 dice: ma se non fate così, voi avrete peccato contro il Signore e sappiate che il vostro peccato vi ritroverà. Viviamo in una generazione,
dove si predica molto la grazia, e gloria a Dio per la grazia di Gesù, ma non ci dimentichiamo che i nostri peccati hanno delle conseguenze. Lo so che è impopolare oggi, è più bello predicare Dio ti lava, ti perdona, è tutto bello, gloria a Dio, ed è vero questo, ma ricordiamoci che il peccato perpetuato nel tempo produce morte. Il salario del peccato è la morte, e il peccato ci cerca, bussa, e molte volte ti fa vedere solo il godimento del momento e non ti fa vedere quello che è il prodotto finale di quello che potrebbe accadere. Il dottor Mike Brown scrive nel suo libro: mi sono seduto con dei miei amici che hanno distrutto il loro matrimonio a causa dell'adulterio e della pornografia. Le loro facce tremavano dalla vergogna, le lacrime di dolore scendevano giù sulle loro guance. Parla di amici credenti. Le loro coscienze erano tormentate dalla disperazione, e ho pregato in silenzio mentre piangevo con loro: Dio, non farmi dimenticare l'espressione della loro faccia, non farmi dimenticare quell'angoscia, fa che quella vivida immagine rimanga con me per tutta la vita. Non vale la pena, non vale la pena. Un po' di tempo fa ero in treno, stavo tornando da un viaggio da Trieste, quindi un bel lungo viaggio del treno, e mentre ero nel treno ricevo una telefonata di un amico giovane pastore nel nord Italia, una chiesa fresca, fiorente, che aveva portato tanti giovani alla salvezza, un bel lavoro, devo dire, dall'esterno. Logicamente ogni chiesa ha i suoi problemi, le sue difficoltà. Conoscevo questa persona molto vicino, eravamo amici, anche se ci sentivamo poco, ma ci eravamo conosciuti. Una bella realtà, e Dio si stava muovendo attraverso il ministero di questo caro amico. All'improvviso mi telefona, guardo il numero, rispondo, e per i primi 10 minuti a telefono non riesce a parlare, piangeva solamente. E io cercavo di tranquillizzare il cuore per capire, pensavo in una grande tragedia, sinceramente. Non riuscivo a comprendere. Poi sapete, nel treno arriva il tunnel e cade la linea, poi non prende bene, sapete, a quelle velocità non sempre riesce a capire. Un po' lui non riusciva a parlare, le lacrime, stavo quasi per scendere e dire adesso mi fermo, lo chiamo e poi prendo un altro treno, perché mi stava venendo l'ansia quasi a capire cosa stava accadendo. Dopo 10 minuti comincia a raccontarmi una delle cose più tristi che ho sentito. Dice che una sera, lui purtroppo aveva avuto un passato legato alla pornografia, allo scambio di immagini con altre donne, prima della conversione. Dice che una sera, un sabato sera, doveva inviare il programma per la domenica mattina a una delle sue segretarie, e l'aveva appena compilato e stava inviando su WhatsApp questo programma per il giorno dopo che avevano il culto. Questo è quello che mi ha detto lui. Stava cercando questa persona e aveva registrato nei suoi contatti, sotto il cognome di questa persona, sia la mamma, ma con un altro numero anche la figlia di questa persona. Non si rese conto, cercando il cognome e non il nome, che inviò il programma alla figlia e non alla madre, che era la segretaria, una delle segretarie della chiesa. Era tardi la sera, la moglie stava dormendo. Questa ragazza riceve il messaggio e scrive, dice: pastore, non hai sbagliato numero, non è quello di mamma, sono, non dico, faccio nomi logicamente, come stai? Cominciano a parlare, una cosa tira l'altra, cominciano a stuzzicarsi, e lui, senza accorgerne, ricade in quelle che erano le sue vecchie abitudini. E da una cosa e l'altra il tempo passa e la conversazione diventa sempre più piccante, no? Mi comprendete? Finché non arrivano al punto
di scambiarsi delle immagini erotiche. Niente di grave, ma comprendete quello che hanno potuto fare. Questa ragazza, stesso la mattina dopo, prende l'immagine del pastore e la condivide nel gruppo WhatsApp di tutta la chiesa, senza nessun filtro. Logicamente potete immaginare il terremoto che è accaduto quella domenica, altro che culto al Signore. E lui mi raccontava tutto questo, aveva perso in un giorno, in un'ora, il suo matrimonio, perché logicamente la moglie era in quel gruppo, aveva perso la sua chiesa perché nessuno voleva un pastore che fa determinate cose, aveva perso il suo ministero, tutto per un'ora di godimento, per quello, se così vogliamo chiamarlo. E lui mi diceva a telefono, e mentre parlava io dicevo: Signore, ti prego che queste parole possano essere incise nel mio cuore. Lui mi ha detto non so quante volte: non è valsa la pena, non è valsa la pena. Se solo avessi potuto vedere per un attimo la mia Acharit, avrei preso il cellulare e l'avrei distrutto, lo avrei bruciato, mi sarei tagliato la mano, come dice Gesù metaforicamente, avrei cavato il mio occhio se solo avessi visto per un momento quello che poi è accaduto il giorno dopo. Adesso era lì al telefono, un uomo distrutto, cercavo di incoraggiarlo, logicamente, che tu, non tutto è perduto con il Signore, però le conseguenze a volte sono amare, sono difficili, non vale la pena. Un grande teologo scrive, George Hudson, dice: fai attenzione che un'ora della tua vita non produca quello che può essere la tua vergogna per tanto tempo. Il peccato è questo, è terribile. Ti fa vedere solo il godimento del momento, il rapporto del momento, la gioia del momento, ma non ti fa vedere l'acarit. Non ti fa vedere le possibili malattie che puoi prendere, non ti può far vedere che quella persona può rimanere incinta e poi puoi forse scegliere l'aborto, non ti fa vedere quei soldi facili che hai fatto, cosa e quali compromessi ti hanno portato, non ti fa vedere quella sbandata di alcol guidando la macchina, che danni potrai fare a te o agli altri, non ti fa vedere tutte queste cose. Proverbi 7:21 dice: lei lo sedusse con le sue molte lusinghe, lo trascinò con la dolcezza delle sue labbra, un bue che va al macello, come uno stolto è condotto ai ceppi che lo castigarono, come un uccello si affretta al laccio, senza sapere che è teso contro la sua vita finché una freccia gli trapassa il fegato. Avete mai visto un bue che va al macello? Il bue è un animale molto forte, è un animale molto forte, muscoloso, è di una potenza incredibile, viene portato al macello con una piccola catenina e lui va, segue il padrone perché non ha idea di dove sta andando. Questa è l'immagine che dice lo scrittore ai Proverbi. Una grande forza che abbiamo a volte spiritualmente, ma basta a volte piccole scelte, piccole catene, ci facciamo trascinare. Il bue, se solo per un momento si rendesse conto di dove sta andando, con la sua forza potrebbe distruggere la catena e trascinarsi anche il macellaio appresso, ma non lo fa perché non sa dove sta andando. È così l'immagine dello scrittore. È come l'uccellino che va a beccare la freccia, gli trapassa il fegato, non lo sa, non lo immagina. Lei lo sedusse, lo scrive lo scrittore ai Proverbi, togli lei e metti qualsiasi cosa ti sta tentando in questo momento, con le sue molte lusinghe.
lo trascinò con la dolcezza delle sue labbra. Vedete il nemico quanto è astuto. Usa dolcezza, usa lusinghe. Mike Brown diceva: Dio, il nemico può metterci anche 30 anni per sviarti, lui non ha fretta. Tenderà una piccola corda un po' alla volta e ti raffreddi pian piano. A volte succede che dei fratelli si allontanano, delle sorelle, completamente dal Signore, e le persone della Chiesa si chiedono: ma com'è possibile? Vi è capitato sicuramente, no? Da un momento all'altro. Non è mai da un momento all'altro. Non è mai da un momento all'altro. È sempre un lavoro lento, un passettino indietro alla volta. Non te ne accorgi, perché è un passettino. Ma col tempo questa acarit, questa fine, diventa devastante. Dio ci mostra la nostra acarit. Il peccato ci mostra solamente l'esca, quello che potrebbe essere il godimento del momento. Proverbi 5: figlio mio, sta attento alla mia saggezza, inclina l'orecchio alla mia intelligenza, e le labbra dell'adultera stillano miele, la sua bocca è più morbida dell'olio, e la fine, l'acarit, a cui conduce è amara come l'assenzio, è affilata come la spada a doppio taglio, i suoi piedi scendono alla morte, i suoi passi portano al soggiorno dei morti. Il nemico non ci vuole far vedere la fine del peccato, non ci vuole far vedere quello che sono le realtà di quel momento. Io, chi non mi conosce, ho lottato con la pornografia per oltre 10 anni, con Gesù e senza Gesù. Se solo avessi potuto vedere tutto quello che quella maledetta abitudine e dipendenza mi ha portato, il primo giorno che l'ho guardata, se solo avessi potuto capire, quel computer l'avrei messo a fuoco. Ma il peccato non fa questo, non ci fa mai vedere la nostra acarit. Voglio parlarvi, verso la conclusione, di 3 lezioni importanti su un uomo che è stato usato grandemente da Dio, ma che la sua acarit è stata devastante. Sansone. Tutti conosciamo la storia di Sansone e Dalila. Voglio darvi 3 lezioni importanti. Prima di tutto, per chi non conosce le scritture, chi era Sansone? L'ultimo giudice di Israele. Un nazireo consacrato a Dio, erano di quelli che facevano un voto al Signore. Aveva una forza oltre l'umano. Uccise un leone a mani nude. Noi abbiamo visto i film e sembra The Rock nei film, sembra un mostro enorme con super muscoli. E un uomo del genere tu non chiederesti qual è il segreto della sua forza, perché è un armadio. Molti studiosi sono d'accordo che Sansone era un mingherlino, era un uomo magro, era piccolino, però quando lo Spirito di Dio lo investiva aveva una forza che nessun uomo poteva avere. Con una mascella d'asino uccise 100 uomini. E a lui diresti: qual è il segreto della tua forza? E il segreto della sua forza era nei suoi capelli. Il voto del nazireato includeva, tra 3 cose, una delle più importanti era che non doveva mai passare il rasoio sulla testa e sulla barba di questi ragazzi o ragazze che facevano il voto. Non doveva mai tagliarsi i capelli. Era un comando di Dio per lui e per tutti quelli che sceglievano il nazireato. E la sua forza era lì: finché non tagliava il capello,
la forza era in lui e faceva cose straordinarie, prendeva le porte della città, le sradicava e se le portava a fare un giro. Chi era Dalila? Il suo nome significa delicata. Era al servizio dei Filistei, faceva parte di quel popolo, che erano i più grandi nemici storici del popolo di Israele. E sedussero Dalila per sedurre Sansone, per scoprire qual è il segreto della tua forza. Molto probabilmente tanti studiosi sono d'accordo che lo fece tramite la sua bellezza. E la prima lezione che troviamo sulla vita di Sansone è che il peccato ti porterà più lontano di quanto volevi andare. Giudici 16, dal 18 al 20. Dalila, visto che egli le aveva aperto tutto il suo cuore, mandò a chiamare i principi dei Filistei. Cosa fece questa Dalila? Lo sedusse così tanto che per più volte chiese: qual è il segreto della tua forza? Sansone rispose più volte con delle menzogne, finché non rivelò che erano i suoi capelli. E quindi lei mandò a chiamare quelli che l'avevano pagata per tirar fuori dalla bocca di questo uomo potente di Dio il segreto. Guardate queste parole: lei lo fece addormentare sulle sue ginocchia. Dormi bambino, dormi tesoro. Chiamò un uomo e gli fece tagliare, così giunse a domarlo. L'uomo che non poteva essere domato da 100 uomini, da leoni e da eserciti intero, fu domato dalle ginocchia della delicata. E la forza lo lasciò. Allora egli disse: Sansone, i Filistei ti sono addosso. Egli, svegliatosi dal sonno, e disse: io ne uscirò come le altre volte e mi libererò. Ma non sapeva che il Signore si era ritirato da lui. Il peccato ti porterà più lontano di quanto volevi andare. Sansone non aveva mai pianificato di arrivare al punto dove il Signore lo abbandonava, dove la sua forza, lui si alzò come sempre, così come è stato prima, Dio sarà con me di nuovo e vinceremo anche questa volta, ma quella volta no. Il peccato ti tratterrà più di quanto volevi rimanere. Secondo, lo presero, gli cavarono gli occhi, lo fecero scendere a Gaza e lo legarono con catene di bronzo. Egli girava la macina nella prigione. Immaginate quest'uomo, cavato gli occhi, quindi completamente cieco, lì a fare il lavoro di un asino, girare la macina, no? Queste grandi pietre che schiacciano l'olio. Ti tratterrà più tempo di quanto volevi rimanere. Immagino il pensiero di Sansone mentre girava la macina e pensava alle scelte del suo peccato. Terzo punto: il peccato ti costerà più di quanto volevi pagare. Giudici 16:30. Che io muoia insieme con i Filistei, si curvò con tutta la sua forza e la casa crollò addosso ai principi e a tutto il popolo che c'era dentro. Sansone chiese per l'ultima volta la forza al Signore. Dio gliela diede. E lui conquistò i Filistei, ne uccise più di quelli che aveva fatto in precedenza, ma gli costò la sua vita. Sapete, il lavoro del nemico è molto lento per sviare le nostre vite. Prende un piccolo spazio ogni giorno.
un piccolo impasto, come dicevo, indietro giornaliero. È come la catena, sapete, la catena è fatta di tanti anelli. E non arriva il primo giorno e ti lega completamente. No, il peccato arriva il primo giorno, deposita il primo anello. E poi deposita il secondo anello. E se continui a giocare, deposita il terzo e il quarto, finché farà tutto il giro, una volta e due volte. E quello che pensavi di poter gestire, adesso gestisce te. Quello che pensavi, quando voglio smetto, quante volte l'ho sentita sta frase, no, tranquillo Antò, quando voglio smetto, e quando quel voglio arriva, l'acarit è amara, perché non hai più forza per spezzare la catena, perché ha fatto troppe volte il giro. Non so, non è un messaggio popolare, ma credo che come giovani specialmente, ragazzi, guardatemi negli occhi, non ne vale la pena. Tutto quello che questo mondo vuole offrirvi non vale la pena, perché la sua acarit è la morte, è la distruzione. Può darvi dei momenti di felicità, di successo, di applauso umano, ma è tutto molto effimero, è tutto molto temporaneo. Come abbiamo detto questa mattina, è tutto che passa, finisce. Anzi, alcune di queste conseguenze sono amare. E potrebbe, non abbiate paura, alcuni di questi peccati potrebbero anche costarci la nostra salvezza se non ci stiamo attenti. Dio è potente, Lui ci perdona e ci riperdona e ci riperdona, ma non giochiamo con le cose del Signore, non giochiamo con il peccato. Ma non perché offende noi, ma offende Dio prima di ogni altra cosa. Dobbiamo comprendere quello che è il ravvedimento secondo Dio. Quando sei dispiaciuto, non solo perché il peccato produce in te conseguenze, ma perché il peccato produce sofferenze per il tuo amato. Certo, è la bontà di Dio che ci porta al ravvedimento. Non andate via da qui con accusa da parte del nemico. Comprendete che Dio è pronto a liberarci, come ha fatto con me, lo fa ancora, a perdonarmi nelle mie cadute. Ma una cosa è certa: io voglio essere ligio, voglio essere radicale contro il peccato. Questo non significa che non peccherò più, ma non voglio scherzare. E voglio ricordarmi ogni volta che inizio qualche strada che non dovrei, a pensare: Signore, fammi vedere anche solo per un attimo qual è l'acarit, perché se riesco a vederla, allora posso comprendere certe scelte dove mi stanno portando. La buona notizia è che in Giudici 16:22 dice: intanto la capigliatura che egli aveva tagliata cominciò a ricrescergli. Non ho mai capito perché i filistei non tenevano i capelli a zero a Sansone. Forse la notizia non arrivò così tanto ampiamente quanto loro pensavano. Non so perché gli hanno permesso di ricrescere i capelli, ma è successo. E può succedere anche con te e con me. Giovane, è tempo che ti fai ricrescere i capelli. Se il peccato ti ha tagliato a zero, se il peccato ti ha portato alla sconfitta, e lo so che molti di noi è successo così, dipendenze, scelte sbagliate, errori che abbiamo fatto, peccato che abbiamo scelto di continuare a fare nonostante sapevamo bene quello che stavamo facendo, ci hanno portato come Sansone a girare con delle macine della vita, a stare sempre sullo stesso punto, muoverci, ma non muoverci mai, sempre incastrati in quella che si chiama la ruota del criceto. No, avete mai visto il criceto nella sua ruota? Si sbatte come un pazzo, la gira a tutta velocità, ma sta sempre nella gabbia, non va da nessuna parte.
ce la mette tutta, ma non si muove di un millimetro dalla sua gabbia. Il peccato fa questo nella nostra vita, ma è tempo di far ricrescere i capelli. È tempo di riprendere il tuo voto di consacrazione davanti al Signore. In una società pornificata, in una società che ti bombarda sessualmente, in una società che ci bombarda con la distrazione, Dio sta cercando una generazione di giovani che come Sansone dice: Signore, ancora una volta fammi crescere i capelli, un'altra volta, Signore, un'altra opportunità. Prendo una decisione vera di consacrarmi, di non scherzare, di santificarmi, di tagliare le cose che non vanno bene, di ridurre i tempi che spreco. Faccio un voto. Io sono un nazireo, sono un consacrato per scelta, non per obbligo, per scelta. Il nazireato era quella porta, perché solo se eri levita potevi servire nel tempio, solo se eri levita nel popolo di Dio potevi essere ministro, ma c'era un'altra porta che era per tutti se facevi il voto di nazireato, e tutti potevano scegliere, uomini e donne, fare il voto di non farsi più crescere, non tagliarsi più i capelli. E capite, non sto parlando che da domani dobbiamo diventare tutti barbuni con i capelli lunghi o la barba lunga. Se lo vuoi fare, fallo, non è un problema, non è quello il senso, ma era il simbolo. Vediamo, Signore, fin dove possiamo arrivare, vediamo fin dove cresce. Era il grido di una generazione che diceva: Signore, non mi importa dell'esteriorità, non mi importa del giudizio che potranno avere gli altri, io scelgo di essere un nazireo, un nazir per te, io scelgo di prendere posizione. Questo non significa che non sbaglierete, non peccherete, il giusto cade 7 volte, dice la Bibbia, ma significa prendere una posizione davanti a Dio e davanti agli uomini, che io non mi piegherò davanti alla pressione. Ci vuole questo tipo di Vangelo, questo tipo di generazione, che noi chiamiamo radicale, ma per il Vangelo è l'unica normale cristianesimo. Una volta parlavo con il caro amico Luengolo, che è un grande uomo di Dio che stimo tantissimo, e lui mi guardò negli occhi, stavamo parlando dei digiuni che lui fa, della vita radicale, della consacrazione, mi guardò negli occhi e disse: Tony, questo è l'unico modo di vivere e di respingere la pressione di Babilonia, è l'unico modo che avete per la vostra generazione. Lui è un 70enne adesso, ma è più infiammato di molti noi giovani. E diceva: Tony, è l'unico modo, perché la pressione di Babilonia aumenterà sempre di più, e solo coloro che hanno scelto questo stile di vita che riguarda la preghiera, la lettura della Bibbia, il digiuno, il servizio, la consacrazione, solo questi non verranno travolti da Babilonia. Solo questi qui che prendono posizione. Signore, fammi ricrescere i capelli. Forse stai a zero proprio, forse ti sei concesso peccato su peccato, ne eri consapevole. Adesso il Signore ti dice: è il momento di farti ricrescere i capelli, amico mio, amica mia, figlio mio, figlia mia. È il tempo che ricresce e riprendi la tua forza, la tua chiamata. Le altre due cose del nazireo era che non doveva bere alcolici, non doveva toccare vigna né vino. E molte volte nella Bibbia vengono contrastati il vino con la pienezza dello Spirito. Paolo dice: non siate ubriachi, e avrei detto: ma siate sobri, no? Avrei scritto. Lui dice: non siate ubriachi, ma siate ripieni dello Spirito. Perché? Perché il vino, l'alcol ti controlla. E lui diceva: invece di farti controllare dall'alcol, farti controllare dallo Spirito. E la terza cosa, non dovevano toccare le cose morte. Non si dovevano avvicinare a corpi morti. Questi erano i 3 punti del nazireato. Noi ci dobbiamo allontanare da tutto quello che è religione, che è morte.
tutto quello che è formalismo che non ci serve, questo lo dico pure ai fratelli più grandi, tutto quello che è tradizione umana, anche di chiesa evangelica, non ci serve più, è morte, è morte, non dobbiamo toccarla. È bellissimo quando in Atti Anania e Zaffira muoiono perché hanno mentito al Signore. Sapete chi sono quelli che li portano fuori? I giovani della Chiesa. Prendono il morto da terra e lo portano fuori. E Dio sta cercando una generazione che prende la morte da dentro alla Chiesa e la porta fuori. Tutto quello che è religiosità, formalità, che non serve per la nuova generazione. Nuova generazione, la generazione Z, i millennials, e quella alfa che è ancora più giovane, vuole la sostanza, vuole la realtà. Il formalismo non gli serve, non attira e non converte. Le regole servono, ma non trasformano il cuore, lo spirito sì. Quando una generazione è infiammata, e forse esteriormente non sembreranno i più sistemati, i più puliti e i più organizzati, forse non saranno giacca e cravatta, ma se il loro cuore brucia, per me va bene. Se il loro cuore brucia per Gesù, per me va bene. Poi le altre cose verranno, se bisogna, sarà lo spirito a parlare, sarà lo spirito a trasformare. Noi abbiamo bisogno di una generazione, se la band vuole cominciare a venire, vogliamo alzarci in piedi, vorrei prendere un momento per pregare proprio per i giovani, per i ragazzi, quelli che hanno 35 anni a scendere, quelli che vivono delle pressioni che nessun'altra generazione prima di loro ha vissuto. Ve lo dico con il cuore in mano, io ho 40 anni, ma quello che a volte ascolto dai ragazzi e vedo dai ragazzi non è quello che ho vissuto io quando ero adolescente, che è più grande di me ancora di più. Le pressioni che vivono adesso sono veramente forti, ma proprio in queste pressioni, mentre Babilonia spinge, abbiamo bisogno di Nazirei, e tu puoi esserne uno, l'esempio, forse attorno a te sarai l'unico che sceglierà, va bene così, tu incendiati e gli altri bruceranno appresso a te. Un giornalista un giorno chiese a John Wesley qual era il suo segreto, perché lui riusciva a attirare le folle, e lui disse: io ogni giorno mi incendio e le persone vengono a vedermi bruciare. Io ogni giorno mi incendio e le persone vengono a vedermi bruciare. Non saranno le nostre parole eloquenti a convincere i cuori, ma è la passione che abbiamo per Gesù che convincerà. Sia come adulti che come giovani, è la nostra passione per Gesù. Vogliamo chiudere i nostri occhi mentre cantiamo un canto, qualsiasi che avete in mente. Voglio invitare tutti quelli che vogliono fare un patto con il Signore. Non lo fare perché viene il tuo amico, non lo fare perché emotivamente sei spinto, ma tutti quelli che vogliono dire: Signore, io voglio essere un Nazir, un Nazireo. Non stai facendo un patto di perfezione, perché qui nessuno lo può fare, ma stai facendo un patto di priorità. Dire: Signore, io so che cadrò, io so che certe cose ancora mi vincono, ma io voglio prendere la decisione stasera di farmi ricrescere i capelli, di riprendere la forza del bue, dell'orso, di correre come i cavalli, di accelerare i tempi. Voglio prendere la decisione di non toccare le cose morte, di essere ripieno del tuo spirito e di farmi ricrescere i capelli, di essere consacrato, essere un simbolo davanti agli altri, di consacrazione, di scelta per il Signore, di fame per la parola di Dio, di fame per la comunione con lo Spirito e di intimità con Gesù. Chi vuole accettare questa sfida? Venite, qui c'è tanto spazio. Chi vuole accettare questa sfida? Mentre cantiamo questo canto, poi pregheremo per voi. Chi vuole dire: io voglio essere in questa generazione un Nazir? Solo e semplice, siamo solo. Io voglio che la mia Acharit sia gloriosa. Io voglio che la mia Acharit sia con Gesù. Io voglio che la mia Acharit sia meravigliosa, che la mia fine sia con il Signore, che sia una fine di frutti per lo Spirito,
sia una fine di ricerca del regno di Dio. Il canto che offro a te dice tutto di me, spero che lo amerai. Tu chiedi sincerità, cerchi profondità, tu guardi dentro il mio cuore. Ritorno a te, soltanto a te, Gesù. Mi pento per quello che ne ho fatto. Quando riguardo a te, soltanto a te, Gesù. Prega in questo momento, Signore, fammi ricrescere i capelli. Signore, ridammi la forza, Signore, per spezzare le catene che si sono create attorno a me, Signore. Dammi la forza per vincere ogni vizio, ogni dipendenza, Signore. Fammi ricrescere i capelli, Signore, ancora una volta, Signore. Sono qui, solo e semplice, appartengo a te. Venite a destra, ragazzi, c'è spazio, venite, venite. Canto che offro a te dice tutto di me, spero che lo amerai. Tu chiedi sincerità, cerchi profondità, tu guardi dentro al mio cuore. Torno a te, soltanto a te, Gesù. Mi pento per quello che ne ho fatto. Quando riguardo a te, soltanto a te, Gesù. Torno a te, soltanto a te, Gesù. Mi pento per quello che ne ho fatto. Quando riguardo a te, soltanto a te, Gesù. Mentre pregavo sentivo queste due cose per alcuni di voi in modo specifico. Uno era, il Signore diceva ad alcune ragazze, uno o due, non lo so, tu sai che devi interrompere quella relazione con quella, con quel ragazzo, perché lui ti chiede cose che davanti ai miei occhi non sono giuste e tu stai lottando perché sei coinvolta emotivamente con questa persona. Ma nel nome di Gesù il Signore vuole darti la forza per spezzare questo legame, per rompere questa relazione nel nome di Gesù. Lui ha preparato qualcosa di meglio per te, non temere, lui ha qualcosa di meglio per te. Scegli di consacrare il tuo corpo al Signore, di consacrare i tuoi desideri al Signore, non svenderti. E sentivo anche che ci sono molti che stanno lottando come ho lottato io col problema della pornografia da diversi anni. Il Signore vuole darti oggi strategie e forza per fare un patto con i tuoi occhi e con le tue mani davanti al Signore, che non toccherai più quella morte, quello che produce morte nella tua vita, nel nome di Gesù. Mentre continuiamo a cantare, verrò e pregheremo insieme, farò velocemente perché il tempo scorre, ma mentre preghiamo insieme, adoriamo tutti gli altri, adoriamo il Signore, chiediamo chi è seduto che lo Spirito di Dio investi questi ragazzi,
che stanno scegliendo di essere degli esempi, che stanno scegliendo di essere dei nazirei in mezzo a una generazione perversa, che stiamo scegliendo di essere consacrati, andare controcorrente nel nome di Gesù. Quando vengo a te, solo e semplice, siamo solo noi. Spero proprio che ciò che ho per te ti raggiunga il cuore. Il canto che offro a te dice tutto di me, spero che lo amerai. Tu chiedi sincerità, cerchi profondità, tu guardi dentro al mio cuore. Mentre ti consacri al Signore, mentre il tuo cuore è devoto verso di Lui, scoprirai le ricchezze della gloria di Cristo, scoprirai la bellezza di Gesù Cristo,
che lui è il più bello fra gli uomini, come scriveva lo scrittore: tu sei il più bello tra migliaia. Yeshua, tu sei straordinario. Yeshua, tu sei meraviglioso. Quello che tu dai nessun uomo, nessuna donna potrà darmi. E vincerà, Yeshua vincerà il contest di bellezza contro ogni altra cosa che si definisce bella in questo mondo. Accresci, Signore. Vogliamo essere affascinati dalla tua bellezza, Signore. Vogliamo perderci, Signore. Vogliamo ricevere questo timore di Dio, che non è altro quella paura di essere lontani da Dio. Qualsiasi cosa che può interrompere questa relazione ci deve mettere timore. Qualsiasi cosa che può metterci tra noi e Dio ci deve creare timore. Non è la paura di andare da Dio, è la paura di accettare qualsiasi cosa che si intrappone tra te e Dio. Questo è il timore del Signore. Dio vi benedica, ragazzi. Vivete ancora questi giorni che Dio vi dà in questo campo per accettare le sfide, per consacrare il vostro cuore e per rinnovare il vostro voto di nazireato ogni giorno davanti a Dio, nel nome di Gesù. Amen.